Nel 1962 le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono incredibilmente tese e le voci dicono che i sovietici sganceranno presto una bomba atomica. I cittadini americani sono presi dal panico e la costruzione dei rifugi antiatomici nel cortile di casa diventano comuni. Il dottor Calvin lavora solo al suo bunker, riempendolo di scorte sufficienti per molti anni. Un giorno, Calvin e sua moglie Ellen, incinta, organizzano una festa a casa loro. Le cose vanno bene fino a quando non vedono alla televisione una trasmissione del presidente Kennedy, che annuncia la pianificazione di una missione segreta contro l'Unione Sovietica. Non ci sono i dettagli, ma Calvin è ancora nel panico e pensa che stia per iniziare una guerra. Così butta fuori tutti gli ospiti e trascina la moglie nel bunker. Pochi secondi dopo, un aereo sorvola la città e improvvisamente rivela un guasto meccanico. Il pilota non può fare nulla e l'aereo si schianta contro la casa di Calvin, distruggendola. Nel bunker, Calvin sente il rumore e le scosse, quindi presume che la guerra sia iniziata e sigilla rapidamente la porta. Spiega ad Ellen che non può aprirla manualmente e la porta si aprirà da sola dopo 35 anni, ossia il tempo necessario perché le particelle nucleari si normalizzino nell'atmosfera. Presto arrivano le autorità per controllare i detriti lasciati dall'incidente e non trovando alcuna prova di vita, pensano che Calvin ed Ellen siano morti. I giorni passano e Calvin si sente a casa, ma Ellen odia stare laggiù. Un giorno finalmente le si rompono le acque e con l'aiuto del marito dà alla luce un bel maschietto. Ben presto i giorni diventano anni e il figlio di Adam diventa un bambino vivace. Calvin gli insegna tutto ciò che sa e spera che un giorno Adam possa ricostruire il paese. Oltre alle materie scolastiche, Calvin insegna ad Adam anche a boxare, a parlare francese e latino e a gestire anche il mercato azionario. Ellen gli insegna a svolgere le faccende domestiche e persino a ballare. Calvin regala ad Adam anche la sua collezione di figurine di baseball e cerca di spiegargli lo sport, ma Adam ha qualche difficoltà ad immaginare così tante persone. Entrambi i genitori insegnano a loro le buone maniere, ma non dicono mai parolacce al figlio, che cresce in modo molto ingenuo e protetto. La famiglia trova facilmente una routine che si adatta alla loro vita quotidiana e che permette a loro di fare finte acquisti al mini market, di pescare per finta in una vasca, di curare le piante e di costruire una stanza in più per Adam. Hanno anche un'area lounge per leggere, giocare e semplicemente rilassarsi. Nel frattempo sopra di loro, il terreno che un tempo era la loro casa viene venduto e diventa una varietà di attività commerciali nel corso degli anni. Prima è una tavola calda, poi una pizzeria e infine un nightclub. Nel 1995 Adam compie 33 anni e riceve regali fatti dai suoi genitori. Quando spegne le candeline, si augura di trovare un giorno la compagna perfetta. Ellen accenna al fatto che mancano solo 2 anni e Calvin dice che gli mancherà questo posto quando sarà il momento, facendo sì che Ellen vada in un'altra stanza e inizia ad urlare per la frustrazione. Nel 1997 i 35 anni sono finalmente finiti e la porta si apre da sola. La famiglia è entusiasta di uscire, ma Calvin dice loro che prima deve fare un rapido controllo per assicurarsi che sia sicuro. Dopo aver indossato una tuta, prende l'ascensore e appare in un edificio abbandonato che è diventata la casa di un gruppo di mendicanti. Melker è talmente scioccato dalla visione di un uomo luminoso che emerge dal terreno che sviene. Poi Calvin esce dall'edificio, ma rimane sconvolto da tutti i cambiamenti. Ci sono graffiti ovunque, persone che maneggiano pistole come se fossero giocattoli, negozi per adulti pieni di merce che lo disgusta e persone dall'aspetto strano che non riesce a capire quando parlano. Terrorizzato, Calvin torna di corsa al bunker e spiega che, sebbene l'area sia respirabile, il quartiere è ancora una landa post-apocalittica piena di mutanti. Conclude che devono rimanere nel bunker e le sue parole fanno scattare Ellen. Gli urla contro spiegandogli quanto sia stufa di essere rinchiusa e quanto sia importante per Adam essere in contatto con la natura. Calvin si rifiuta di cambiare idea e la discussione gli provoca un infarto. Con Calvin malato e le scorte quasi esaurite, Ellen decide di mandare Adam fuori a procurarsi il cibo sufficiente per un paio di anni. Gli dà dei soldi e una lista della spesa, dicendogli di rimanere all'Holiday Inn e di trovare una ragazza non mutata. Prima che Adam parta, Calvin gli dice di non entrare nel negozio di video per adulti, perché contiene livelli nocivi di radiazione. Una volta terminate le valigie, Adam esce e scopre che Melker ha creato un piccolo tempio intorno all'ascensore per venerare la famiglia di Calvin, considerandoli esseri sacri. Adam esce all'aperto ed è incredibilmente felice di vedere finalmente molte cose per la prima volta. Il cielo meraviglioso, gli edifici, gli alberi e persino le altre persone, che lo considerano un tipo strano. Si emoziona per ogni singola cosa e saluta ogni persona che gli passa accanto, usando accidentalmente un insulto per riferirsi ad una donna di colore quando la saluta, perché è molto eccitato di vedere
vedere un altro colore della pelle. Quando passa davanti al negozio di video per adulti, si copre il naso e invita gli altri a fare lo stesso. Poi sale sull'autobus e si spaventa molto nel sentire il veicolo in movimento. Quando cerca di parlare con gli altri passeggeri, usa parole vecchie e nessuno riesce a capirlo. Così anche loro pensano che sia un tipo strano. Alla fine Adam arriva al negozio di alimentari e inizia a prendere tutti gli articoli della lista. Il macellaio gli spiega che se fa un ordine più grande, può essere consegnato a casa sua, il che fa capire ad Adam che non ha idea di come tornare al bunker. Preso dal panico, si precipita fuori dal negozio e passa la giornata a prendere diversi autobus per cercare il bunker, senza trovarlo. Sta anche finendo i soldi. Così entra in un negozio di hobby per vendere le figurine di baseball di suo padre. Il proprietario del negozio capisce che si tratta di figurine antiche e di valore, offrendosi di comprare l'intero pacchetto per soli $500. Prima che Adam possa accettare, Eve, l'assistente del negozio, le interrompe e dice ad Adam che è stato truffato perché ognuna di quelle figurine costa tra i 4 ai $6,000. Eve insulta il suo capo e si licenzia, facendo sì che Adam rimanga molto colpito da lei e inizia a prendersi una cotta. Adam chiede a Eve di accompagnarlo all'Holiday Inn. All'inizio Eve rifiuta e cerca di scappare da lui, ma cambia subito idea quando Adam le promette di pagarla con due figurine di baseball. Durante il viaggio, Adam sceglie tutte le vecchie canzoni alla radio, cosa che Eve trova piuttosto strana. Non appena Eve lascia Adam all'hotel, se ne va senza dire una parola. Adam va nella sua stanza e quando guarda attraverso la finestra, rimane scioccato dalla vista. Poi si diverte a guardare la televisione a colori. Si assicura anche di svegliarsi molto presto per vedere l'alba. La mattina dopo, Eve va a trovare Adam in albergo per restituirgli le carte, perché si sente in colpa per essere stata pagata così tanto per un compito così semplice. Poi cerca di andarsene, ma Adam la ferma con un'offerta, ossia la pagherà per diventare la sua assistente e lei potrà aiutarla a raccogliere tutte le cose per il bunker. Eve accetta e insieme vanno a fare la spesa per avere scorte sufficienti per altri 2 anni. Adam la sconvolge anche rivelandole che vuole trovare una moglie. Dopo aver finito di fare la spesa, Eve porta Adam a casa sua e lui incontra il suo coinquilino Troy, che inizia a fare ad Adam un sacco di domande quando nota quanto sia sorpreso da tutta la tecnologia. Adam mente, dicendo di venire dall'Alaska e di essere qui per un viaggio di lavoro. Nel frattempo Ellen è troppo curiosa e sale con l'ascensore, ma appena esce, vede Melker e i suoi amici che si comportano in modo inquietante e torna subito indietro. Il giorno dopo Troy decide che Adam ha bisogno di un cambio di moda, così gli regala un guardaroba tutto nuovo che lo rende ancora più bello. Nei giorni successivi, Eve e Troy portano Adam a fare molte nuove esperienze, come ballare musica moderna, andare sullo skateboard e vedere l'oceano. Adam è così eccitato che si butta in acqua senza preoccuparsi. Riesce anche a vedere una partita di baseball e finalmente capisce perché a suo padre piace così tanto. Un pomeriggio inizia a piovere e Adam si trova sotto la pioggia in uno stato di puro stupore. Quando Eve va a controllarlo, Adam l'abbraccia per condividere la sua gioia, dicendo che suo padre lo definirebbe un miracolo. La sera portano Adam in un club di swing vecchio stile per trovargli una moglie e gli dicono di essere se stesso. Le donne del club sono immediatamente attratte dalla personalità dolce di Adam, dei suoi modi rispettosi e dal suo bel aspetto, il che rende Eve gelosa. Lei trascina Adam in disparte e gli dice che ha bisogno di una donna dolce nella sua vita, non di una sgualdrina. In seguito Adam chiede ad un'altra ragazza di ballare e i due conquistano la pista da ballo, impressionando tutti. Eve cerca di ignorare la sua gelosia e chiacchiera con il suo ex fidanzato, che si prende gioco di Adam e lo provoca in una rissa. Tuttavia, Adam usa le sue lezioni di boxe per spaventare rapidamente il ragazzo. Irritata da tutto questo dramma, Eve lascia il locale e torna a casa da sola. Quando Troy arriva, la informa che Adam ha lasciato il locale con la sua rivale, facendo capire ad Eve di amare Adam e corre a cercarlo. Sale in macchina, ma prima di partire viene spaventata da qualcuno che bussa al finestrino e cade a terra. È Adam, che si prende cura del suo graffio, spiegandole che ha dovuto rifiutare altre ragazze perché non riusciva a smettere di pensare ad Eve. Adam confessa i suoi sentimenti per lei e finalmente si baciano. Ora che sono insieme, Adam decide di dire finalmente ad Eve la verità sulla sua famiglia e sulla sua casa, aggiungendo il fatto che vuole sposare Eve per farla vivere con lui nel bunker. Tuttavia, Eve pensa che sia in realtà un pazzo, che è stato bravo a nasconderlo, e lo caccia subito via. Il giorno dopo, Troy porta Adam in giro per la città e gli insegna a guidare. Improvvisamente Adam vede il negozio di video per adulti e segue la strada per trovare finalmente l'edificio sopra il suo bunker, dove Melker ha creato un'intera religione intorno all'ascensore. Eccitato, si precipita da Eve per darle la notizia, solo per trovare due psichiatri che lo aspettano. All'inizio Adam finge di collaborare, ma non appena ne ha l'occasione, scappa via. Mentre un medico lo insegue, l'altra cerca di chiamare la polizia, ma Eve la ferma e capisce che quello che ha fatto è sbagliato. In
quel momento Adam le si avvicina e gli dà la chiave dell'albergo per pagare il conto con le carte, per poi scappare con il furgone che hanno noleggiato, urtando accidentalmente l'auto del dottore. Più tardi Eve e Troy raggiungono la stanza d'albergo di Adam e trovano un mucchio di oggetti prodotti negli anni 60, oltre a trovare i certificati azionari di Calvin che ora valgono milioni. Questi oggetti fanno capire a loro che Adam ha detto la verità. Nel frattempo Adam torna finalmente al bunker e abbraccia i suoi genitori dopo 2 settimane di assenza. Dice loro che il mondo esterno è bello e porta le provviste, che vengono caricate da Melker e dai suoi amici. Tornando ad Eve, lei cerca disperatamente Adam, così Troy la porta in un negozio di video per adulti e iniziano a calpestare il pavimento, pensando di trovare il bunker. Ovviamente non trovano nulla e decidono di andarsene, ma mentre escono, vedono Adam che sta per entrare nell'edificio vicino. Eve si precipita subito da lui per baciarlo, e Adam la invita a conoscere i suoi genitori. Calvin ed Ellen apprezzano molto Eve e cenano insieme. Calvin fa anche un discorso ad Adam sugli uccelli e le api. Tuttavia, prima di fare progetti per una nuova vita, Adam chiede ai genitori di aspettare 2 mesi. Nelle settimane successive, Adam ed Eve vendono le azioni di Calvin e costruiscono una nuova casa in campagna, identica a quella precedente di Adam. Anche Melker aiuta, dopo aver finalmente abbandonato l'alcolismo. Una volta che è tutto pronto, Adam porta i suoi genitori a casa, rivelando che in questo modo possono abituarsi al nuovo mondo poco a poco. Più tardi, mentre Ellen ed Eve preparano la cena, Adam dice finalmente a Calvin che non c'è mai stata una guerra atomica e che la bomba era in realtà un aereo che si è schiantato sulla loro casa e che l'Unione Sovietica è crollata. Calvin si rifiuta di crederci e inizia a pianificare la costruzione di un nuovo bunker per ogni evenienza. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.